medico risponde, diamo il buongiorno e il buon anno a Emanuele Pontali, direttore delle malattie infettive dell'ospedale Galliera di Genova. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, 800-647-71 per le vostre domande in diretta, 347-6766-291 per le vostre domande via WhatsApp. Dottor Pontali, allora, queste feste sono finite, come direi da previsione abbiamo insomma avuto questo picco, ma soprattutto molti casi, soprattutto di influenza ma anche di Covid. Qual è la situazione, qual è la fotografia attuale? La fotografia ricalca quello che era appunto stato previsto, predetto e che puntualmente si è verificato, cioè complice l'anticipo dell'epidemia influenzale di qualche settimana, come ci eravamo detti a dicembre, questo ha accentuato la circolazione del virus influenzale durante la nostra socialità relativa alle vacanze. Certo, le scuole erano chiuse e le attività lavorative erano ridotte, ma ci si concentrava sempre al chiuso, e poi il clima che ci ha accompagnato in queste ultime settimane ci ha spinto molto a stare al chiuso piuttosto che all'aria aperta, non solo per il freddo ma per la continua pioggia. Lo stare insieme è l'ideale per i virus, l'abbiamo imparato negli anni, come era per il Covid o era per l'influenza. Continua a esserci un gran numero di casi, per fortuna passati alcuni momenti critici, diciamo generali del sistema, siamo di nuovo alle criticità dei weekend, con la ridotta presenza di assistenza e con la riduzione dei posti letto che c'è sempre. Anche oggi c'è la difficoltà di avere tante persone che hanno bisogno del ricovero per patologie respiratorie acute o per le conseguenze di queste patologie respiratorie e che dunque aspettano un posto letto, purtroppo con una scarsità di posti letto, per cui più o meno è quello che si ripresenta puntualmente quasi tutti i lunedì. Pontali, ma è vero, per quella che è anche insomma la sua esperienza, che ci sono stati più casi rispetto anche a quello che finora avevate visto da quando insomma c'è il sistema di osservazione, insomma, per quanto riguarda i dati? Perché noi diciamo possiamo rendercene un po' conto perché tanti vicino a noi, amici, parenti, insomma, in queste vacanze sono stati male. Poi che sia veramente influenza, questo è un altro discorso, ma comunque un virus simile influenzale, qualcuno nella nostra cerchia ce l'ha avuto. Qual è la situazione dal suo osservatorio? E poi soprattutto oggi riaprono le scuole, quindi c'è da aspettarsi un peggioramento? I numeri quest'anno ci hanno detto che sono aumentati tutti quelli che si occupano della sorveglianza epidemiologica, per cui partendo dai controlli che vengono fatti paragonabili a quelli degli anni precedenti, intendo dire gli anni precedenti al Covid, si vede che c'è un aumento dei casi. E questo è dovuto a un mix di fattori probabilmente, un po' di ridotta vaccinazione antinfluenzale sulla scorta della stanchezza, diciamo, chiamiamola così, da vaccinazioni legata a questi anni di Covid nelle persone più a rischio, e il fatto di non esserci esposti o ben poco ai virus influenzali negli ultimi 3-4 anni, per cui anche quando ci ammaliamo è più facile che abbiamo una forma più intensa in cui produciamo più virus nelle nostre vie respiratorie, per cui ne espelliamo di più e ne favoriamo la trasmissione agli altri. Diciamo, abbiamo una carica virale nelle nostre vie respiratorie, perciò nelle nostre secrezioni, quando starnutiamo, quando tossiamo, quando parliamo, che è più alta, e ciò facilita la trasmissione all'interno del nucleo familiare o anche nei luoghi di socialità normale, dal bar al supermercato al centro commerciale. E questo è accompagnato perciò da un incremento anche delle complicanze da virus. Più casi abbiamo,
più casi avremo di complicanze. E questo si vede su un aumentato numero di polmoniti batteriche, di polmoniti influenzali pure e così via. E da quello che si sente dalle persone che diciamo, sono a casa, non parliamo dei ricoverati, la sintomatologia è di quelle che ricordano molto l'influenza con la I maiuscola, cioè una settimana di febbre alta, di sintomatologia di accompagnamento, dell'essere costretti praticamente a letto, ossa rotte, stanchezza, mal di testa. Per cui l'idea che oltre ai soliti virus ci sia proprio tanta influenza, direi che è più che confermata dai dati epidemiologici e dai dati empirici dell'esperienza di tutti noi. Allora, partiamo con le domande. Alberto chiede, vorrei sapere se i test per l'influenza che vendono in farmacia sono affidabili, grazie. Direi che come i test per il Covid che vengono venduti in farmacia sono stati preventivamente testati e autorizzati, altrimenti le farmacie non potrebbero assolutamente venderli, per cui hanno un'affidabilità è inferiore, abbiamo imparato, come per i tamponi del Covid, rispetto a quelli che si possono fare in biologia molecolare nei laboratori specializzati, ma sono piuttosto affidabili. Una domanda adesso le la faccio io, Pontani, invece per quanto riguarda la vaccinazione, e cioè oggi ancora ha senso vaccinarsi visto che il picco è stato raggiunto oppure no? Ma assolutamente sì, la vaccinazione antinfluenzale per chi non l'avesse fatta, soprattutto se è una persona a rischio, vale la pena di farla. Succede a volte o che per pigrizia, per problemi organizzativi o per presenza di controindicazioni temporanee uno non la possa fare quando è strettamente consigliato, ma se una persona non l'ha fatta non è mai troppo tardi, anche perché questo virus influenzale, anche se ha fatto il picco, non ha colpito tutta la popolazione e verosimilmente continuerà a circolare per i prossimi 3-4 mesi, per cui chi è a rischio potrebbe farsi l'influenza anche fino alla primavera. Perciò soprattutto chi è a rischio o chi non vuole rischiare di stare male o di perdere giornate di lavoro o similari, sì, vacciniamoci. Allora, l'altra domanda che arriva da Rita è un po' la domanda delle domande, e cioè come si fa a capire se è vera influenza? Che poi anche lì io non so, cioè, cosa cambia, dottor Pontali? Cambia, cioè, se io sto male, ho la febbre, se sia vera influenza o un virus simile influenzale, in realtà cosa cambia? Beh, cambia un po' la durata, però poi sostanzialmente se sto bene riprendo a fare le mie attività, se sto male non posso riprendere a fare le mie attività. Questo è una valenza generale. L'altro discorso è importante semmai per chi abbia vicino delle persone fragili, chi assista delle persone fragili, e sapere se è influenza, attaccare l'influenza a una persona poi fragile in cui magari la vaccinazione funziona meno bene per un problema di immunodepressione, quello può essere un fattore complicante. Tant'è vero che la vaccinazione antinfluenzale è raccomandata per i cosiddetti caregiver, per chi si occupa delle persone più anziane e più fragili. Ha senso in quel senso. I sintomi si chiamano tutte le altre forme virali, diciamo respiratorie e similari, sindromi influenzali, proprio perché i loro sintomi ricordano l'influenza. E ricordiamoci anche che il Covid per tanto tempo l'abbiamo chiamato una brutta influenza quando lo conoscevamo poco e abbiamo sempre detto diventerà come un'influenza, nel senso che la sintomatologia si sovrappone sempre, febbre, sintomi di raffreddamento, mal di gola, tosse, sensazione di ossa rotte, stanchezza, la facile affaticabilità, la cefalea, sono tutti a volte sintomi anche gastrointestinali, tutti sintomi tipici di tutte queste forme. L'influenza in genere si riconosce perché insomma si sta male per parecchi giorni, non è uno o due giorni di febbre e poi sto bene, magari si prolunga anche per una settimana mantenendo la temperatura sempre molto elevata.
Luciana, buongiorno. Buongiorno e buon anno. Buon anno. Le volevo chiedere al professore, ho fatto il Covid a settembre, ho già fatto la vaccinazione anti-influenzale, quella per il Covid, posso farla? Grazie. La domanda è pertinente, però se ha fatto il Covid a settembre, si calcola sempre che per 6 mesi si è protetti naturalmente dal contatto col virus, per cui direi che come data per fare la prossima vaccinazione non prima della fine del marzo prossimo. Scrivono, volevo sapere dal dottor Pontali se l'influenza si può fare più di una volta. Diciamo che in teoria sì, perché sono anche il vaccino copre più ceppi, perché sono quelli che circoleranno durante quella stagione. Per cui in linea teorica sì, perché si può fare l'infezione con un ceppo e poi l'infezione anche con l'altro. In pratica è estremamente difficile, perché l'influenza mobilita tutto il nostro sistema immunitario in modo molto intenso e rende pronto l'organismo a rispondere più rapidamente al contatto con un altro ceppo, per cui è molto difficile avere una doppia influenza proprio piena nella stessa stagione. Andiamo avanti, buongiorno, volevo sapere, la mascherina può servire in questo periodo? Grazie. La mascherina ha i fini protettivi, la solita FP2 che abbiamo imparato a conoscere con il Covid, ci protegge singolarmente dall'aspirare, dall'inalare i virus, va bene per l'influenza come va bene per il Covid. Ai fini di ridurre la circolazione del virus rispetto ad altre persone con cui abbiamo contatto, perché magari assistiamo persone fragili, in quel senso anche la mascherina chirurgica può essere sufficiente, perché è una mascherina che filtra invece in uscita, per cui riduce la quantità di quello che buttiamo fuori noi e che può invece arrivare agli altri. Lucia da Molassana scrive, dopo un'influenza bruttissima ho una tosse che non passa, cosa bisogna fare? Bisognerebbe farsi visitare dal proprio medico, perché tra le complicanze che ci sono dell'influenza ci possono essere bronchiti, broncopolmoniti o, per chi abbia problemi cronici respiratori, anche riacutizzazioni di BPCO, di bronchiettasie, ed eventualmente una radiografia per decidere se sia opportuno proseguire con della terapia sintomatica o effettuare un antibiotico, e soprattutto scegliere quale in quel caso. Luciano scrive, buongiorno, vorrei sapere per quanti giorni bisogna rimanere a casa anche quando sono finiti i sintomi, grazie. Non esiste una regola fissa, anche perché non sappiamo se è influenza o non è influenza, se è una sindrome influenzale che si prolunga o se è influenza. Tendenzialmente alla risoluzione della sintomatologia si ritorna alle proprie attività abituali, non esistono delle regole per la popolazione generale, esistono magari delle regole per chi ha delle attenzioni maggiori, ma in quel caso si usano appunto le mascherine per chi dovesse assistere delle persone fragili immunodepresse. Lina scrive, sono affetta da LES, posso fare il vaccino anti-influenzale? Grazie. Certamente. Allora, andiamo avanti. Buongiorno, sono Pino. Volevo sapere quanti giorni, ovviamente adesso poi riaprono le scuole e gli asili, volevo sapere per quanti giorni i bambini devono stare a casa. Molto spesso mio figlio mi dice che i compagni di asilo di mia nipote vanno all'asilo anche con la febbre e il raffreddore. Questo poi è anche un punto, no, dottor Pontali? Spesso accade così anche perché mancano un po' i servizi, gli aiuti anche alle famiglie, e se uno non ha nessuno che tiene questi bambini, i bambini tornano all'asilo o a scuola anche
raffreddati o magari con qualche lineetta di febbre può accadere. Certamente, è un fenomeno che si osserva sempre di più negli ultimi anni, anche prima del Covid. In passato i bambini magari stavano più spesso a casa, ma la tendenza è quella di cercare di trovare un equilibrio, nel senso che i bambini molto piccoli, soprattutto al nido, all'asilo, a volte fanno una stagione invernale che passano da un virus all'altro, da una sindrome all'altra, e a volte sono forme anche non particolarmente gravi, però poi circolano e ricircolano tanti virus, per cui è difficile dire se quando devono stare, fino a che giorno, fino a che ora e quando no. È un equilibrio tra il buon senso e le possibilità. Ecco. Il problema però purtroppo lo sappiamo, è quello che poi questi virus arrivano al nucleo familiare dove magari c'è qualcuno di fragile. Allora, quelli sono i problemi per i nonni soprattutto. Ecco, per i nonni, che sono un po' quelli che anche voi, insomma, no, vedete in numero maggiore in ospedale, non solo in pronto soccorso, ma poi anche, immagino, nel suo reparto. Perché, dottor Pontali, l'influenza colpisce così duro gli anziani? Cioè, le conseguenze anche che provoca nel corpo di un anziano? È una questione di come funziona il sistema immunitario, di come agisce il virus influenzale. È un equilibrio, è un disequilibrio tra le due cose. Ed è un disequilibrio che si verifica anche spesso in merito alla vaccinazione. Noi sappiamo che da tantissimi anni si fa la vaccinazione antinfluenzale, però la capacità di copertura della vaccinazione antinfluenzale è addirittura inferiore a quello che vorremmo, perché riduce i sintomi, riduce la durata, ma non previene nella stragrande maggioranza dei casi come vorremmo, però rimane fuori una fetta che si infetta comunque. E questo vuol dire che è proprio la nostra capacità di difesa che verso questo virus, verso le sue proteine, i suoi antigeni, quelle proteine che gli permettono di attaccarsi alle cellule del nostro apparato respiratorio, siamo deficitari. È un virus che ha trovato questo equilibrio, non ci uccide, ma ci complica la vita. Per lui l'importante è potersi replicare efficacemente nelle nostre vie aeree, soprattutto quelle superiori, per potersi riprodurre e ritrasmettere. Come effetto problematico c'è quello che può arrivare alle vie aeree inferiori e causare delle complicanze. Dal punto di vista evolutivo del virus, a lui importa poco, perché ormai il fatto di riprodursi nelle vie respiratorie altre, di diffondersi, c'è stato. Il danno che poi va a fare causando la polmonite o favorendo bronchiti e polmoniti, quello gli importa poco a questo virus. Allora, questo signore scrive: io a 3 anni ho avuto l'asiatica, poi dopo non ho mai più avuto nessun tipo di influenza. Ci sono tante persone che dicono di non avere mai avuto una vera influenza. Come sappiamo, siamo fatti tutti diversi e ci sono delle persone che naturalmente sono più resistenti a queste infezioni virali. Lo abbiamo visto anche con il Covid, dove a volte all'interno dei nuclei familiari si ammalavano tutti tranne una persona. È una persona fortunata e buon per lui. Mio marito da domenica ha febbre fino a 39,5 con forti dolori muscolari. Oggi febbre non c'è, immagino quindi che da domenica sia, non ieri ma domenica scorsa. Oggi febbre non c'è, però ancora dolori muscolari che a volte sono lievi, a volte più forti. Può essere quindi influenza? Se effettivamente è una settimana che ha avuto la febbre, potrebbe essere stata influenza, certamente. Buongiorno, da 3 giorni febbre che oscilla fra 38 e 39, iniziato con freddo, ho perso ogni sapore, bocca amara, mal di testa. Prendo tachipirina 500, il mio medico ha risposto che è una normale influenza che deve passare. Non vorrei preoccuparmi,
non avendomi visitato. Poi c'è anche questo punto, quello che abbiamo raccontato in questo fine dicembre, inizio gennaio, cioè molte persone che poi non trovando il medico vanno al pronto soccorso. Regione sappiamo che ha messo in campo i flu point, insomma che hanno avuto anche dei numeri abbastanza alti, proprio perché in ogni distretto di tutta la regione c'era uno studio medico aperto e reperibile, proprio per queste questioni un po' più lievi, no? Sì, a volte anche soltanto parlarsi e discutere dei sintomi, di come si presentano, può aiutare il medico a rassicurare il paziente. È che in questa stagione uno dovrebbe avere, immagine medici di famiglia, soprattutto quando si trovano su territori estesi, con tanti mutuati, la complicazione di riuscire a rispondere a tutti in tempo reale. Certo. Sicuramente in queste forme virali, che si presentano tutte alla stessa maniera, più che dei farmaci sintomatici normalmente non si usa. Ci si preoccupa poi quando insorgono dei dolori atipici, come dei dolori toracici, quando cambi la tosse e cominci a uscire spettorato, soprattutto se non bianco, ma di vario colore, perché può rappresentare la sovrapposizione di un'infezione batterica, quando si abbiano difficoltà a respirare, o quando ci siano dei sintomi non tipicamente influenzali che possano far pensare a qualcos'altro. Altrimenti, bene o male, tutte queste virosi, l'influenza e le sindromi influenzali, vengono trattate con dei farmaci sintomatici, tranne in alcuni casi di persone immunodepresse o a rischio più alto evolutivo. Grazie al dottor Emanuele Pontali, direttore delle malattie infettive dell'ospedale Galliera di Genova. Buona giornata e buon lavoro. Buona giornata a tutti. Arrivederci.